Con la festa artusiana, Forlì in Popoli si trasforma nella capitale del mangiar bene in onore di Pellegrino Artusi. Dal 24 giugno al 2 luglio, la 21esima edizione della festa propone 150 appuntamenti e 60 punti ristorazione. Fra questi, lo stand di CNA, Cuore Buono d'Italia, in piazza Garibaldi, al quale hanno aderito Conf Cooperative e Conf Agricoltura per rappresentare le eccellenze enogastronomiche locali. Che cosa vuol dire per CNA rinnovare annualmente questo appuntamento all'interno della festa artusiana? Ma come dice lei, è rinnovare una bella storia, è confermare un'esperienza assieme agli amici di Conf Cooperative e di Conf Agricoltura, una storia che parte diversi anni fa e che consente a ciascuna associazione di categoria di valorizzare le proprie imprese eccellenti e soprattutto la territorialità. Questo è il concetto con il quale ancora una volta ci presentiamo tutti uniti, tutti insieme. Quest'anno fra l'altro cogliamo l'occasione, per quanto riguarda CNA Forlì Cesena, di lanciare ufficialmente anche il nostro marchio territoriale, che si chiama appunto Cuore Buono d'Italia. Lo facciamo partendo da Forlì in Popoli, da questa realtà che in qualche modo è stata quella realtà che ci ha consentito di fare una riflessione su quella che oggi viene definita da tutti destinazione turistica e che per noi significa mettere in rete le nostre imprese, le nostre eccellenze, dall'enogastronomia all'artigianato artistico, a tutte le attività legate a quello che è il commercio territoriale, e farlo con la logica appunto della rete, di stare insieme, di valorizzare al meglio quelle che sono le esperienze che si sono realizzate nel tempo, che sono cambiate nel tempo e che soprattutto oggi sono un'esperienza di grande attualità e di valore per l'intera comunità. Ecco, ogni anno in questo stand si ripete una tradizione, ospitare sempre un ristoratore diverso. Sarà così anche quest'anno? Assolutamente sì, questo è un po' il nostro marchio di fabbrica, per così dire, è proprio per valorizzare le diverse esperienze. Noi ogni sera ospiteremo un ristoratore che utilizzando i prodotti del territorio metterà a disposizione la propria maestria e la metterà appunto a disposizione degli ospiti di questa formidabile rassegna. Credo che questo sia uno degli elementi vincenti che ci ha caratterizzato nel tempo. Qual è il cuore buono d'Italia per Conf Cooperative? Il cuore buono d'Italia per Conf Cooperative, Conf Cooperative Forlì Cesena è il territorio di Forlì Cesena che va dalla montagna al mare e in momenti come questi della festa artusiana si incontra con un elemento del territorio fondamentale che è quello della gastronomia, insomma. Ecco, qual è il valore della cooperazione all'interno del settore appunto enogastronomico? Il valore della cooperazione è un valore molto ampio che prende più settori, quindi prende il territorio. L'enogastronomia è sicuramente uno degli elementi che vanno a valorizzare il territorio e quindi Conf Cooperative nel suo progetto di sviluppo, che è quello di riportare al centro l'uomo e sicuramente l'enogastronomia è un, con l'uomo, l'enogastronomia e lo sviluppo del territorio sono elementi che per Conf Cooperative rientrano pienamente nel proprio modello di sviluppo. Ogni sera un ristoratore diverso, qui lo stand di CNA, Conf Cooperative e Conf Agricoltura, valora i prodotti tipici del territorio e la filiera corta. Che cosa vuol dire per voi di Conf Agricoltura? È un appuntamento molto importante, è una manifestazione che da tanti anni facciamo in collaborazione con i colleghi di CNA e Conf Cooperative, dove mettiamo a disposizione tramite le nostre aziende migliori la base delle serate, delle serate degli chef. E gli chef che sanno elaborare con maestria i prodotti dell'agricoltura ne fanno sapienti piatti accompagnati da importanti vini. In questo momento questa manifestazione serve per far conoscere i prodotti di questo territorio e per lanciarli, perché no, anche a un grande pubblico che diversamente farebbe fatica per la magari dimensione ridotta di alcune aziende a conoscerli, a promuoverli un po' in tutto il mondo. Ecco, volano quindi per il turismo questa iniziativa. A che punto è il turismo enogastronomico in Romagna?
Beh, il turismo enogastronomico in Romagna è, diciamo, in una fase di sviluppo. Forse siamo ancora un po' frammentati, tipico dilemma del mondo agricolo. Dobbiamo imparare a fare sicuramente più sistema, perché oggi la gente non vuole più solo stare al mare in spiaggia, ma vuole girare, vuole conoscere il nostro territorio, vuole conoscere le nostre eccellenze, ed è un grandissimo biglietto da visita per poter esportare i nostri prodotti in tutto il mondo. Perché solo nel territorio non possiamo consumarli tutti, abbiamo bisogno assolutamente di esportare.